Gossolineers, allora oggi è una mattina molto importante, sono le 6:45 e stiamo andando all'ospedale perché oggi è il giorno dell'operazione della Selena, lei è lì che sta dormendo e niente, adesso dobbiamo avviarci verso l'ospedale, ci mettiamo poco e dopo la ricovereranno. In teoria l'operazione dovrebbe durare veramente poco, 20 minuti circa, e dopo mi hanno detto che posso andare io a svegliarla perché la addormenteranno con la mascherina a casa. Speriamo che vada tutto bene. Qui ho il nostro persone pronto che ho preparato ieri sera, e con tutto il cambio sia suo che mio, perché probabilmente, cioè mia mamma si ricorda così, non me l'ero completamente scordata, però probabilmente ha ragione lei, dovremmo rimanere lì la notte perché ovviamente dopo l'operazione vorranno tenerla sotto controllo. È bellissima e gli ho preso anche dei completini super 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 belli, quanto bello, è bello. Anche questo vestito qua è nuovo. È una modella, c'è poco da dire, molto bella. Ho messo le lenti. Allora siamo arrivati, adesso scendiamo e andiamo in questo reparto che mi hanno detto. Niente, speriamo davvero che vada tutto bene. Siamo già scesi, siamo qui e adesso si va. Stiamo aspettando l'ascensore, solo che questo ascensore è lentissimo. Siamo già qua nella stanza della Selena, l'hanno fatta cambiare e hanno messo il camice. Adesso la sera dovrà andare e sarà bravissima. Allora, hanno messo la cremina con i fiorettini alle ascelle, anche da quest'altro braccio. Bellezza, intanto ti lascio le cose. Allora, hanno messo anche la coppietta alla sele, i fiorettini con la crema dove dopo gli metteranno l'ago appena finisce. Mi ha detto che io sarò con lei tutto il tempo. E in bocca al lupo per la mia principessa, che è bravissima. Tra poco la vengono a prendere perché stanno finendo di fare dei fogli. Mi sono cambiata maglietta perché avevo troppo caldo. L'altra volta che ero andata all'ospedale io, infatti c'era un botto di aria condizionata e per quello pensavo facesse freddo, però invece non so solo un po'. Che calore. Troppo bravo. Mi ha già detto che ha fame, mi dispiace non poterle dare niente da mangiare. Poi penso che dopo appena fatto non dovrò mangiare tantissime cose. A me succede sempre così, realizzo soltanto all'ultimo secondo quello che sta per succedere. So che in teoria è un intervento molto semplice, però la preoccupazione c'è sempre. Adesso facciamo tantissime tantissime preghiere affinché vada tutto bene, tutto, perché la Serena è fortissima. È vero che tu sei forte? È vero? Sì, me l'ha detto prima che lei è fortissima, è vero? La bambina più forte del mondo. Fate da mano mio. Pronta? Via! Sì. Si parte! Thank you.
Ok, allora io sono già nella sala d'attesa di fuori, mi hanno fatto togliere il camice e la cuffia e me l'hanno fatto appoggiare perché poi quando dovrò andare a riprenderla me la devo rimettere. E non so quanto ci metteranno, la prima volta mi avevano detto che ci mettevano 20-30 minuti, però non lo so di preciso. Io l'aspetto qui, non mi si chiuso proprio lo stomaco. E la Selena è stata bravissima, i dottori gentilissimi uno più dell'altro, le hanno messo i cartoni per farla distrarre e l'hanno trattata veramente veramente un sacco bene. Mi fa un sacco piacere che i dottori si siano comportati in questa maniera, tutti veramente un sacco dolci, un sacco gentili. E sono rimasta dentro fino a quando hanno messo la mascherina alla Selena, che mi avevano detto che poteva piangere perché non la voleva, perché aveva anche un brutto odore. E la Selena invece è stata bravissima, le ho tenuto la manina fino alla fine, cercavo di calmarla ma lei tanto era bravissima. E niente, dopo 2 minuti si è addormentata, no di meno, dopo 1 minuto si è addormentata. E mi hanno detto che il dentino che c'ha lei, che vi avevo raccontato tempo fa, aveva sbattuto la bocca e quindi gli doveva cadere in quei giorni, ma invece non è caduto, ormai 2 mesi fa gli sarebbe dovuto cadere. E forse dovranno toglierlo perché hanno paura che magari durante l'operazione gli possa andare di traverso, quindi c'è la possibilità che glielo tolgano, però non lo so perché non mi ricordavo che dondolasse tantissimo. Però comunque deve cadere, perché se notate la Selena infatti ha quel dentino un pochino più scuro. E adesso aspettiamo che la Selena si finisca, facciamo tantissime preghiere e andrà tutto bene, sono sicura. Vi aggiorno tra un po'. Allora, i dottori mi hanno detto che dovrei cercare di svegliare la Selena, ma lei mi sveglia. Con niente. Siamo nella stanza della Selena già da un po'. Lei ancora dorme. In realtà prima si è svegliata un pochino perché i dottori la dovevano vedere se non l'avrebbero ancora lasciato andare. E niente, si è svegliata, non si è lamentata, stranissimamente sta bravissima, bravissima, bravissima. E adesso dorme ancora. Non potrà mangiare niente oggi a parte bere l'acqua. E per i prossimi 10 giorni dovrà mangiare come quando era piccola, piccola, piccola. Allora, aggiornamento, mi ero addormentata anche con la sedia. Ha un pochino di sangue sul naso, ma è normale. Adesso mi hanno portato a me da mangiare, lei invece non può mangiare, come vi ho detto anche a prima, mi sembra. Niente, la mangio. Poi mangio adesso appunto che lei dorme, perché sennò magari lei si sveglia e mi vede che mangio e non mi va. La Selena si è svegliata finalmente, per adesso non sto facendo l'agna, ho detto che vuoi mamma? Voglio fame, sto calpancino, voglio fame. Si sta cercando gli orecchini. Te li ho messi io vivi là, dopo te li metto, va bene amore mio? È stata troppo brava, vi giuro non me l'aspettavo, è stata bravissima dall'inizio fino alla fine. È stata bravissima, non me lo sarei mai e poi mai e poi mai immaginata. È stata bravissima raga, non sembra una Selena, vi giuro. Ta-da! Fai vedere il braccino? Allora, il dottore ha detto che stasera dobbiamo rimanere qua a dormire, forse anche domani, e domani mattina la visiteranno. Comunque, sta da Dio sta bambina, sta da Dio, sta da Dio. No, no, no. E adesso la infermiera è andata a prendere il ghiacciolo. Non vuole farti vedere. Il ghiacciolo per la Sele, perché quello lo può mangiare. Se no, doveva stare a digiuno, a dieta. Poverino. Mi ha portato il Mac. Oddio, la sto amando.
Fortunatamente c'è la sella che dorme, perché non mi andavo di far chiudere quelle cose che poi magari mi impediva voglia di mangiare anche lei, non poteva. Ok amori, allora è già il giorno dopo, la mattina dopo, sono le 9, quasi 9:10 e siamo finalmente state dimesse. Siamo finalmente a casa, abbiamo fatto il bagno, la sera è qui, mutandine. E niente ragazzi, adesso lei sta un pochino meglio, gli hanno prescritto un antibiotico, sì antibiotico, la Umenting, non mi ricordo se è un antibiotico. Vabbè, comunque quello, il cortisone, un puff e altre gocce per il naso. Un po' di roba deve prendere in questi giorni. E per almeno 15 giorni dovrà fare una dieta morbida e liquida. Quindi non potrà mangiare cose solide. Dovrà mangiare le pappine come quando era piccola, mi ha detto il dottore. Quindi, Selena, niente patatine, niente cioccolato per un po'. E niente amori, comunque siamo arrivati alla fine di questo video. Io vi ringrazio di averci seguiti, di averci supportate, di esservi preoccupati un sacco per la Selena. Fortunatamente appunto è andato tutto bene, lei sta benissimo, si recupererà. Adesso ovviamente deve cicatrizzarsi il dentro, però sta bene nel complesso. Vi ringrazio ancora, vi auguro una bellissima giornata. La Selena mi sta picchiando e ci vediamo nel prossimo video. Mua!